Che pare sia finita, con esiti incerti, ma pare sia finita. Quindi se l'Europa ci chiede di aumentare l'IVA e le accise, noi faremo l'esatto contrario. Le 7 accise più della benzina più vecchie, che risalgono a 80 anni fa, noi le cancelliamo. Non risolvi la vita dei cittadini di Viterbo, però è un segnale di buonsenso, è un segnale di giustizia, e rimettiamo un po' di soldi nelle tasche dei cittadini, l'esatto contrario di quello che è accaduto negli ultimi anni. Perché il problema è che la gente non compra? Perché non lavora, e se uno non lavora non ha i soldi in tasca. E quindi il nostro obiettivo è far ripartire il lavoro e rimettere i soldi nelle tasche dei cittadini, togliendo delle regole assurde. Adesso se compili l'assegno nella maniera sbagliata sei trattato peggio di un camorrista e ti condannano a 6 mesi di galera o a 15.000 euro di multa. C'è il limite di utilizzo del denaro contante. Cioè, se uno domani va in banca a prelevare dal suo conto corrente dei suoi soldi, deve spiegare allo sportello che cosa se ne fa di quei soldi. Ma vi sembra un paese normale, un paese civile, un paese democratico? Sono i miei soldi, del mio conto corrente, ci farò l'accidenti che voglio, li regalo al primo che passa in giro per la strada. Devo venire a spiegare allo Stato perché prelevo dei miei soldi dal mio conto corrente, e poi la gente va a comprare le cose altrove. Non è che corrano degli... C'era in campagna, è stata una campagna elettorale strana, c'era un partito che poi stranamente non ha raggiunto il 3%, chissà come mai, che si chiamava Più Europa, e già ti chiami Più Europa, e poi che proponeva di reintrodurre l'IMU sulla prima casa. Io, cazzo, ma come fai? E si sono stupiti, ma non ci hanno votato. È incredibile che non ti abbiano votato. Più Europa, come andare da uno che si sta disintossicando e dirgli più cocaina, e poi non ti votano. Pensaci prima. L'IMU sulla prima casa, però pensiamo al dopo. Saranno settimane complicate. Io vi do l'impegno che la Lega va al governo solo e soltanto se possiamo mantenere tutti gli impegni presi in campagna elettorale dal primo all'ultimo. Quindi io andrò in Parlamento, andrò dal Presidente della Repubblica a dire: guardi, nel nostro programma c'è la cancellazione della legge Fornero, la riduzione delle tasse, una legge normale che sancisce un principio normale: se entri in casa mia io ho diritto di difendermi, sempre e comunque, il diritto alla legittima difesa, sempre e comunque. Non è che... Quindi la riforma della scuola, bisogna ripartire dai banchi di scuola. Il PD ha devastato la scuola, ha deresponsabilizzato gli insegnanti, lo dico da papà, questo no, non da politico. Quando tu in una riforma della scuola mi metti che non puoi bocciare i bambini all'elementare e alle medie a prescindere da quello che fanno, dico da papà, ma è giusto? Che modello educativo dai? È un modello per cui puoi entrare in classe, non studiare, non fare i compiti, insultare la maestra, tanto tranquillo, siamo in Italia, la buona scuola ti promuove. E poi ci stupiamo se sui giornali, un giorno sì, un giorno no, ci sono gli alunni che non vogliono essere interrogati, prendono schiaffi la maestra, e la cosa più grave è che ci sono dei genitori che invece di dare due schiaffoni al loro figlio vanno a prenderselo con la maestra. Se mio figlio viene a casa con una nota è lui che deve aver paura, non è la maestra che deve aver paura. Attenzione, aver paura, se no chiamano il telefono azzurro, aver paura ovviamente perché gli tolgo il telefonino per una settimana, non perché faccia gesti di violenza, però stanno scardinando le regole base della convivenza civile, e poi si stupiscono se i ragazzi si prendono a pugni, se gli adulti si prendono a pugni. Quindi ripartire dalla scuola, ripartire dall'università, dove vai a insegnare se sei bravo, non se sei figlio di, amico di, cugino di, parente di. Quindi reintrodurre il merito anche nel pubblico impiego, perché ci sono tante persone valide nel pubblico impiego, ci sono tante persone valide in Comune a Viterbo, ci sono tante persone valide in ospedale, ci sono tante persone valide fra i vigili urbani. Però proprio per rispettare e premiare il lavoro di queste tante persone valide, se in comune c'è uno che non fa un accidente dalla mattina alla sera e è fintamente ammalato, lo devi licenziare per rispettare il merito di chi invece lavora e si fa il mazzo. Come accade nel privato, deve accadere anche nel pubblico, perché non ci sono i posti di lavoro a vita.
a prescindere da quello che fai e quello che non fai. E sarà un percorso ambizioso e lungo, vi rendete presente che sono cose per cui inizieranno a rifare i girotondi e il popolo verde e il popolo viola e la CGIL si ricorderà di esistere dopo anni di dimenticanza della loro esistenza in vita, però non ci fa paura niente nessuno. Sfido chiunque su questo palco, in questa piazza, solo 2 o 3 anni fa, a pensare che un giovedì sera freddo di marzo sareste stati qua a sentire cosa c'era da dire Salvini. Alzi la mano chi lo pensava? Ma che credi, no? Tu ci credevi? Vabbè. Preveggente, quindi. Ma no, vabbè, perché per tanti anni siamo stati lontani. La Lega ha fatto una scelta diversa, si occupava solo di alcuni territori. E quando l'ho preso in mano io ho detto, ma facciamo un po' una roba diversa. Perché se mi chiamano dall'Aquila devo dire no? Perché se mi chiamano a Viterbo, a Messina, a Caserta, a Palermo devo dire no? Proviamo a unire nel nome del merito, del lavoro e della sicurezza questo paese. E per me è stato bello prendere i voti che abbiamo preso in tutta Italia, però vi posso dire che per me è un'emozione avere preso il 20% a Viterbo, che la Lega abbia preso il 20% a Viterbo. Vale tanto. Attenzione, io ho chiesto ai nostri eletti, piedi ben piantati per terra, nessuno si monti la testa, continuiamo ad ascoltare, continuiamo a cercare di risolvere alcuni problemi, alcuni li risolveremo e altri no. Sulla sicurezza, io ho fatto una campagna elettorale spiegando per 2 mesi agli amici di sinistra che non siamo razzisti, ma io semplicemente voglio andare al governo per controllare chi entra in casa mia, per tornare a controllare i confini di questo paese, perché non possiamo accogliere tutti, evidentemente, non ci stiamo tutti. Non ci stiamo tutti. Chi scappa dalla guerra, per carità, le donne e i bambini che scappano dalla guerra, casa mia e casa loro, ma in giro per Viterbo quante donne e bambini siriani vedete? Io in giro per l'Italia, più che donne e bambini che scappano dalla guerra, vedo un sacco di trentenni o ventenni belli robusti col cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis che stanno al computer dalla mattina alla sera. E che magari a tempo perso, in attesa di pagarci le pensioni, come diceva la Boldrini, spacciano, rubano, perché sai cosa fai tutto il giorno. E quindi distinguere fra le persone per bene e le persone che per bene non sono. Siamo così razzisti che la Lega è il partito che ha eletto il primo senatore di colore della storia della Repubblica Italiana, come siamo razzisti, che è arrivato dalla Nigeria per studiare, ha aperto un'impresa, ha messo su famiglia, e adesso dice regole, controlli e poi la certezza della pena. Se ti becco e ti condanno a 10 anni stai in galera per 10 anni, non è che esci dopo un quarto d'ora perché c'è l'indulto, lo svuota carceri. Quindi ce ne sono tante di cose da fare, non vedo l'ora di cominciare. Poi in Parlamento lo so, è qua, e telefona Tizio, e telefona Caio, e quello cambia idea, e quello cambia posizione, allora richiama quello di prima, e fai la riunione, fai la controriunione, vediamo domani si insediano la Camera e il Senato, inizieremo a votare il Presidente del Senato e il Presidente della Camera, spero che in 2 giorni li leggeremo, così in Parlamento si comincia finalmente a lavorare sui progetti di legge che ci sono. Oggi ho incontrato i nostri parlamentari, ad esempio abbiamo eletto, e ne sono contento, in Parlamento il sindaco del comune terremotato di Visso nelle Marche, perché dei terremotati ormai non parla più nessuno, i giornali non ne parlano, i telegiornali non ne parlano, ma gente che stasera sta nel container al freddo, mentre dobbiamo accogliere il resto del mondo ci sono migliaia di italiani che stasera dormono in un container al freddo, e aver portato in Parlamento la voce di questi italiani per me è motivo di soddisfazione. E poi da settimana prossima si comincerà a cercare una maggioranza per mettere insieme al governo. I giornalisti mi hanno chiesto con chi. Io ho detto, io ascolterò tutti, partendo dal programma del centrodestra che ha vinto le elezioni. È chiaro ed evidente che non mi vedo assolutamente al governo con Renzi da una parte e la Boschi dall'altra. Questo mi sembra altamente improbabile, fare un governo con Renzi e con la Boschi.
o ridiscutiamo tutta la vicenda delle banche, oppure c'è qualcosa che non funziona. E con gli altri vedremo. Se c'è quello che ho in testa io è prendere il calendario, guardare i mesi dell'anno, aprile, maggio, giugno, luglio, e per ogni mese mettere a calendario una riforma. Le pensioni, il lavoro, le tasse, l'Europa, la scuola, la giustizia, l'ambiente, e vedere se qualcuno ci sta e se qualcuno non ci sta. Di tornare a votare io non ho paura, però gli italiani hanno votato il 4 marzo e spero che abbiano votato con un senso e che per i prossimi 5 anni ci sia un Parlamento responsabile che riprenda per mano questo Paese e lo porti fuori dalle sabbie mobili in cui si ritrova. Chiaro ed evidente che se ci propone, ecco, una cosa non faccio. Quando sentite i TG o i programmi televisivi, stasera dovevo andare da Vespa, però ho detto no, vado a Viterbo e quindi ci vediamo un'altra volta. Ecco, una cosa non faccio. Quando dicono il governo di larghe intese, vuol dire tutti insieme al governo per fare qualcosa. No, perché tutti insieme al governo vuol dire non fai un accidente. Quindi o si parte dalle nostre idee, dalle vostre idee, dal vostro programma, per carità, che può essere arricchito, può essere modificato, può essere ampliato, può essere... non pretendo di aver ragione su tutto, però o si parte da quella idea di Italia, oppure io non vado al governo per guardarmi allo specchio e fare il ministro e poi tornare a Viterbo per spiegarvi, guarda, non ho potuto fare niente perché è colpa degli altri, no. Onori e oneri, mi avete dato fiducia, adesso tocca a noi meritarci questa fiducia. Ce la metteremo tutta, con umiltà, con onestà, che è un valore che deve tornare di moda, con assoluta onestà. Se uno ruba nel privato va punito, se uno ruba coprendo un posto pubblico va punito il doppio, perché oltre che i soldi ruba la fiducia dei cittadini. Quindi su questo di costi da tagliare ce ne sono, di burocrazia da tagliare ce n'è, che il buon Dio, anzi che Santa Rosa ce la mandi buona. Perché non sarà facile, però ho fiducia, beh, tempo non ce n'è tantissimo, perché ogni giorno chiudono negozi su negozi e aziende su aziende. Questi dicono che è bella la globalizzazione, il pacco su Amazon, anche mio figlio è lì col telefonino, ordino la cena e ordino il pacco, però ogni pacco che parte da Amazon è una saracinesca di un negozio che chiude, una bottega artigiana che chiude, quindi... Il futuro va anche controllato, va anche immaginato, va... altrimenti le nostre città sono dei deserti dove ti rinchiudi a casa la sera perché fa freddo e fai tutto col click. E la televisione la guardi col click, con gli amici non esci perché tanto c'è Facebook, in negozio non ci vai perché tanto fai click, la spesa non la fai perché tanto te la mandano a casa e perdi qualunque tipo di contatto umano, di relazione umana, di voglia di uscire, di voglia di... L'Italia, ve lo dico da europarlamentare che ha girato l'Europa, l'Italia è il paese più bello del mondo, non abbiamo niente da invidiare ai tedeschi, ai francesi, ai lussemburghesi. Cosa abbiamo da invidiare ai lussemburghesi adesso? Un sistema fiscale più normale sicuramente, però poco altro, quindi il bello di tornare a stare insieme. Questo vuol dire che la modernità, la globalizzazione vanno governate, vuol dire che qualche domenica di riposo anche per chi lavora nei centri commerciali è sacrosanto, altrimenti si muore sul posto di lavoro senza ricordarti che faccia a tuo figlio. Quindi i valori, che sono valori economici, perché se hai il mutuo a fine mese non è che lo vai a pagare con la filosofia, se hai il mutuo a fine mese lo devi pagare, però anche dei valori che non sono contabili ma sono la nostra storia. Io mi ricordo qua che qualcuno mi ha attaccato perché quando abbiamo fatto una bellissima manifestazione in Piazza del Duomo ho giurato anche sul Vangelo, e mi si perdoni se ricordo che questo paese ha delle radici cristiane. Ognuno può credere nel Dio che vuole, ma questa è la nostra storia, è la nostra cultura. No. Quindi valori vuol dire che il 19 marzo, e faccio gli auguri in ritardo, il 19 marzo San Giuseppe era la festa del papà, non del genitore 1, del genitore 2 o di cose. C'è il papà e c'è la mamma, e il bambino è un papà e una mamma. Poi ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole, io non vado mica a fare il vescovo a dar lezioni di morale,
Però far finta che non esistano l'uomo, la donna, la mamma, il papà e che il bambino... Io inorridisco quando mi vendono come progresso l'utero in affitto, gli ovuli in vendita o i bambini che si comprano al supermercato come se fossero dei giocattoli. No, e quindi lasciamo che... Non andiamo contro quello che uno può credere o non credere, ma contro quello che è naturale, rispettando tutti, valorizzando tutti, aiutando tutti, però per carità, difendendo coloro che voce non hanno, e i bambini hanno diritto di essere difesi. Invece delle adozioni o delle compravendite dei bambini, noi lavoreremo per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie italiane che stanno aspettando da anni di adottare un figlio e non hanno 40.000 euro da spendere, ad esempio. Quindi ce n'è da fare, non abbiamo paura di niente. Ho vissuto una campagna elettorale dove mi hanno dette dietro di tutti i colori, mi ricordo dei fatti di Macerata, e Salvini è il mandante morale dei fatti di Macerata. No, magari Salvini non fa i miracoli e anche quando saremo al governo purtroppo ci saranno ancora i delinquenti, però io vi assicuro che farò di tutto una volta al governo perché gli spacciatori nigeriani, invece di fare a pezzi le ragazze, tornino al loro paese dal primo all'ultimo. Così vedi che magari la cittadinanza va in giro un po' più tranquilla. Poi non riusciremo a beccarli tutti, per carità di Dio, però se mai cominci, mai finisci. E poi ero colpevole... Ah sì, oggi ce n'è un'altra notizia, ma non so ancora se è la notizia, la seconda notizia sul quotidiano online più letto in Italia. Su Corriere.it, così era un'ora fa, non so se è ancora così adesso. Salvini entra in gelateria, Commessa si rifiuta di dargli il gelato perché è razzista. Cazzo, ma... No, ma è vero, eh! È vero! Ma è surreale! È vero. Ma è successo, io non m'ero accorto. Fai, ho ricostruito. Cos'è successo? Proprio questa settimana, era il 20 marzo, era questa settimana, vado con la bimba al parco con mia figlia di 5 anni, poi tornando a casa mi fa: papà, oggi ho mangiato poco all'asilo perché c'era l'insalata che non mi piace, c'era l'arancia che non mi piace, facciamo merenda, va bene, cosa vuoi di merenda? Un gelato. Va bene, prendiamo un gelato. E c'è una gelateria vicino a casa mia che fa un gelato stupendo, cosa vuoi? Coppetta, fior di latte, fragola. Va bene, Mirta, coppetta, fior di latte, fragola, 1,50 euro, entro, ma io non mi accorgo di niente, c'è una bella gelateria, bella grossa, siamo in 15, io entro e c'è solo una commessa. Dico: che strano, qua di solito ci sono 2, 3, 4, il servizio è veloce, ce n'è una, siamo in 15, metto lì, faccio la mia coda, dico i gusti, faccio il mio scontrino, pago, saluto, ringrazio e me ne vado. Senza che sia successo niente. Stamattina mi chiama un giornalista e mi fa: ah, Salvini, anche in gelateria fa i disastri. Dico, cazzo ho fatto in gelateria? E uno torna indietro e ha detto: ma cosa ho combinato in gelateria? Ho preso una coppetta fior di latte e fragola da 1,50 euro per mia figlia, se l'è pure mangiato in fretta, poi vado a leggere perché c'era solo una commessa. L'ho ricostruito perché l'ha detto la proprietaria della gelateria, perché la commessa che c'era, quando entra Salvini, se ne va schifata nel retrobottega. E c'è la datrice di lavoro che dice: ma scusa, io il gelato non glielo do perché è un razzista. Cosa ha fatto la proprietaria della gelateria? Siccome questa brillante ragazza antifascista era in prova, questa si è tolta il grembiule, è uscito, lei cosa ha fatto? Ha fatto quello che avrebbe fatto qualunque datore di lavoro. Sai cosa c'è? Stai a casa, cambia mestiere, ciao. E io non mi ero accorto di nulla, e mi chiamo e dico: ma perché mi stanno chiamando per un gelato? Cosa ho combinato con il gelato? Adesso la seconda notizia, gelataia antirazzista. No, gelataia rimbambita, non gelataia antirazzista. Voglio dire, io non so se dall'ottico lì chiedano chi vota o chi non vota prima di fargli un paio d'occhiali. Fa l'ottico e dà gli occhiali. Ma questo per dirvi che poi la cosa fantastica è che c'erano alcuni elettori di sinistra che l'hanno eletta novella eroina. E poi si chiedono perché la gente non li vota. La prossima volta diamo del gelato a tutti, Umberto, più gelato per tutti. Nel programma elettorale c'è fior di latte e fragola per chiunque passeggia, anche per quelli del PD, e noi siamo buoni e diamo il gelato anche a quelli del PD, anzi doppio, con la panna pure. Ma per dire che poi si stupiscono questi analisti, questi sociologi: ma chissà perché 6 milioni di italiani hanno votato la Lega, perché siamo persone normali,
che vogliono fare cose normali e vogliono che i nostri figli rimangano in Italia a lavorare, a mettere su famiglia, invece di scappare all'estero, cosa che sono costretti a fare. Quindi su questo palco non ci sono dei geni, io in primis, ci sono persone normali, ci sono donne e uomini che lavorano, che dovranno essere a vostro servizio, e se non li vedete tirategli le orecchie, adesso più di prima, perché chi ha l'onore di essere in comune, in regione, in Parlamento, deve impegnarsi il doppio rispetto a quello che faceva prima. Sono contento e spero di ricambiare la fiducia che ci avete dato con fatti concreti. Non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti, perché girare l'Italia a spiegare cosa mi piacerebbe fare l'ho fatta. Sono contento perché dopo il voto ho già rincontrato, sono stato a Verona, a Modena, a Trento, a Udine. Sono stato sabato scorso, ho incontrato migliaia di persone a Lamezia Terme e a Rosarno, in Calabria, perché anche lì c'è tanta gente che vuole lavorare senza scappare dalla sua terra. E quindi unire il paese nel nome dell'autonomia, del federalismo, dei campanili. Ci dicono, però l'Italia non ci vogliono... L'Italia è bella perché è diversa. Viterbo è Viterbo, con la sua storia, con la sua cucina, con la sua cultura, col suo teatro. Brescia è diversa da Bergamo, Napoli è diversa da Salerno. Valorizziamole queste diversità. Ma vi pare normale che il paese che ha la metà dei beni architettonici mondiali non abbia un ministro che si occupa di turismo, che dovrebbe essere la prima fonte di lavoro e di ricchezza in questo paese, che non c'è un benedetto ministro del turismo, come se in Arabia Saudita non avessero un ministro che si occupa di petrolio? Il buon Dio ci ha dato una terra stupenda, un mare stupendo, senza miracoli, senza bacchette magiche. Vi do la mia parola che nei prossimi 5 anni, se avremo la possibilità di essere messi alla prova del governo, noi, questi 60 milioni di italiani, a prescindere da chi hanno votato, e non mi interessa, cancellare la legge Fornero è giusto a prescindere da chi ha votato chi, perché dopo 41 anni di fabbrica hai il diritto di andare in pensione, non è un regalo andare in pensione dopo 41 anni di fabbrica. Certo, ci diranno non si può, i richiami di Bruxelles, e Bruxelles ci dirà non puoi ridurre le tasse, non puoi cambiare la legge Fornero, non puoi cancellare lo spesometro. E sapete educatamente cosa gli vado a dire? Ma siccome l'Italia a Bruxelles ogni anno dà 18 miliardi di euro, o ci lasci fare quello che serve alla nostra gente, oppure tanti saluti, oppure inizio a dartene un po' di meno di quattrini. Perché pagare per morire non è esattamente quello che voglio io. In bocca al lupo, e conto di fare quello, chiudo con questa riflessione del dibattito televisivo che ho avuto in campagna elettorale con Laura Boldrini. Ho avuto questa gioia. Era il giorno prima di San Valentino, un segno premonitore, era il 13 febbraio, e io l'ho festeggiato con la Boldrini. Eravamo e con la Gruber, quindi va lì. E io chiudo con quello che aveva detto lei. Ha detto, lungimirante la Boldrini, vede avanti. Aveva detto, no, chi vota Salvini vota perché si torni ai tempi della nonna di Salvini. E io, che ho avuto la fortuna di conoscere le mie due nonne che mi hanno tirato su, io le ho detto, magari, perché mia nonna andava a dormire con la porta di casa aperta. Mia nonna avrebbe girato per Viterbo tranquilla. Mia nonna avrebbe preso il treno tranquilla, e i figli di mia nonna, cioè i miei genitori, hanno trovato un lavoro a tempo indeterminato fino alla pensione. E oggi per i ragazzi sotto i 20 anni che ci sono in questa piazza, trovare un contratto di lavoro a tempo indeterminato è quasi un'eccezione, è quasi una follia. Una volta non facevi in tempo a uscire dalle scuole superiori, che già c'erano le aziende che ti venivano a prendere e ti offrivano un contratto che ti durava tutta la vita. Adesso c'è un mio amico che l'altro giorno mi ha chiamato quasi piangendo, Matteo, una cosa eccezionale, ho trovato un contratto, mi hanno dato un lavoro, di quanto? Di un mese. Ciumbia, io ovviamente non lo volevo demotivare, però vi rendete conto? A 40 anni, con un contratto di un mese, e poi il mese prossimo vedremo, se va tutto bene me lo rinnovano.
700 euro al mese a 40 anni con due figli. E poi si domanda: ma perché gli italiani scappano all'estero? Ma dove vai a 40 anni con due figli con 700 euro al mese? Ora io non arrivo in questa piazza dei tranquilli, abbiamo vinto le elezioni, 80 euro per tutti. Era quell'altro e non ha fatto una bella fine. Però ridurre le tasse a chi dà lavoro permette a chi lavora di guadagnare un po' di più. E quindi dovremo sforare eventualmente il parametro del 3% deficit PIL. E se io devo far riaprire le aziende in Italia, chi se ne frega del parametro del 3% del deficit col PIL? Permettetemelo. Quindi questo è. In bocca al lupo e conto di tornarci in una giornata un pochino più calda, possibilmente. Sperando. Mi piacerebbe questa. L'anno scorso non ce l'ho fatta, però quest'anno mi piacerebbe proprio essere in questa piazza la sera del 3 settembre, perché è un'emozione. Con un sindaco nuovo e con un presidente del consiglio nuovo. Grazie a tutti, viva Viterbo, viva la Lega e un bacione a Santa Rosa. Grazie mille a tutti.